La città si ferma per un giorno, è arrivato il momento del derby, molto più di una partita. All'ombra della Mole, ecco la stracittadina numero 190 della sua storia. Grinta, fame, coraggio, passione, questi gli ingredienti per battere il Toro. Avanti, bianconeri, fino alla fine. Allo Juventus Stadium di Torino, buonasera da Enrico Zambruno, è il giorno della stracittadina per eccellenza, Juventus contro Torino, i bianconeri affrontano i Granata in palio allo centro della città, tra poco andremo a vedere le formazioni in campo, prima l'inno della Lega Serie A, o generosa. Per Massimiliano Allegri con Buffon tra i pali, Padoin, Barzagli, Bonucci e De Vrij, linea difensiva che tira Marchisio e Pogba a centrocampo con Hernanes alle spalle di Morata e di Dybala. Dall'altra parte il Torino 3-5-2 per Giampiero Ventura con Padelli tra i pali, Bovo, Glick e Moretti in linea difensiva, Bruno Perez, Acqua, Vives, Baselli e Molinaro a centrocampo, Quagliarella e Maxi Lopez la coppia d'attacco. In panchina per Allegri vanno i due portieri Neto e Otero, poi Caceres, Zaza, Alexandro, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Rugani e Sturaro. Dall'altra parte il Torino, in panchina vanno Castellazzi, Icciazzo, Zappacosta, Belotti, Benassi, Gaston Silva, Amauri, Percic e Prima. Arbitra l'incontro il signor Gianluca Rocchi di Firenze, gli assistenti sono i signori Di Fiore e Tomos, il quarto uomo il signor Crispo, gli addizionali i signori Valeri e Russo. Tutto esaurito, sold out, non potrebbe essere altrimenti per questo partitone tra Juventus e Torino, l'abbiamo detto, da Santa Rita a Piazza Vittorio, da Piazza San Carlo alla Crocetta, da Torino Sud a Torino Nord, questa gara è una gara sentitissima, non si è parlato d'altro naturalmente negli ultimi tre giorni, c'è stato il turno infrasettimanale non positivo per la Juventus, KO 1-0 a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, neanche troppo positivo per il Toro, in vantaggio fino a pochissimi secondi dal termine contro il Genoa, è ripreso dalla squadra di Giampiero Gasperini sul 3-3, una Juventus carica a mille, ritrova il principino Claudio Marchisio in cabina di regia dopo lo stato influenzale che l'ha tenuto fuori contro il Nero-Verde di Francesco mercoledì sera al Mapei Stadium, e la Juventus che torna con la difesa a 4, torna a giocare soprattutto con il trequartista Hernanes preferito, quindi al 4-3-1-2 con il brasiliano ex Lazio Inter preferito Juan Cuadrado che parte dalla panchina. È tutto pronto, Juventus che attacca dalla destra, sinistra e vostri teleschermi in maglia bianconera, pantaloncini e calzettoni bianchi, dall'altra parte completo tutto Granata per il Torino che là davanti propone l'ex Fabio Quagliarella, 4 stagioni alla Juventus dal 2010 al 2014 in coppia con l'argentino Maxi Lopez. Ci siamo? È tutto pronto? E allora via, si parte, buon divertimento con Juventus Torino, il derby della Mole valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Barzagli, Bonucci, Pogba dietro per il numero 19, Bonucci lancia in avanti con l'aggancio di Morata, da dietro gli dà fastidio Cesare Bovo, Acqua prova subito a partire velocemente, c'è il fallo commesso da Paul Pogba, e allora calcio di punizione con il 23enne galese ex Sampdoria che è caduto a terra, punizione con Bruno Perez, palla era in movimento, si deve ricollocare il pallone sulla Prato Verde, Bruno Perez autore di un gol veramente meraviglioso l'anno scorso qui allo Stadium, era il 30 novembre 2014, ma la Juventus vinse 2-1 perché prima e dopo rigore di Vidal, il gol soprattutto a 4 secondi dalla fine di Andrea Pirlo, occhio a Click, si prende un grande rischio sulla pressione alta di Hernanes, Bovo, Bruno Perez, se centra il brasiliano, rigioca di nuovo dietro per Camille Click, gli va a dare fastidio Paolo Dybala, Click la gioca lateralmente, Moretti, il torre pressato nella sua metà campo, colpo di testa, Hernanes si porta sul pallone con il petto, prova a metterla giù al contrasto aereo con Moretti, alla meglio Baselli, il dribbling e può ripartire la formazione di Ventura sulla corsia di sinistra con la palla lunga in profondità a cercare Maxi Lopez, Bonucci gli va a dare fastidio, Molinaro lascia sfilare fuori, rimessa laterale per la squadra ospite, l'aggancio di Baselli,
Paselli sulla sinistra per un altro ex Molinaro. Va a puntare Padoin. Molinaro si butta dentro nel varco. Molinaro ancora, attenzione, il pallone dentro di Molinaro. Barzagli spazza via, è tutto buono secondo l'arbitro. Dybala va a sfilare il pallone a Baselli. Tacco, tacco, coscia, palla fuori, rimessa laterale per i nostri avversari. Con le mani va Molinaro. Accanto c'è Baselli, non lontano anche Vives, preferisce però tornare indietro su Moretti. Visti gli infortuni di Maximovic e di Jansson, sono sempre loro tre, Bovo, Glick e Moretti, tre difensori del 3-5-2 di Ventura da molte settimane a questa parte. Moretti, Glick, palla a raso terra, cercare Vives, Bruno Perez, Vives, Bovo, Glick, prima fase di possesso palla della squadra ospite. Ancora Glick, il cuore del centrocampo, Vives, di nuovo l'appoggio dietro, il polacco che gestisce i fili della trama difensiva granata, alza lui il fuorigioco, comanda lui la difesa. Glick, Moretti, molto alta la Juventus, giocatori del Toro giocano ancora con una azione perimetrale. Bruno Perez, scivolata, provato Alvaro Morata, non è passato. Bruno Perez si accentra ancora, dietro Vives, entrambi in piedi in panchina, sentono la gara sia Allegri che Ventura. Bruno Perez scambia con Maxi Lopez, Marchisio va a sfilare il pallone al giocatore sudamericano, ripartono i ragazzi con Pogba, largo sulla sinistra per Morata, Morata tenuto alto da Bovo. Marchisio torna indietro, il numero 8, l'apertura dall'altra parte per Padoin, una buona giocata per l'esterno friulano. Padoin per Dybala, l'aggancio del 21, di nuovo a cercare Padoin, si butta dentro nel varco, c'è la chiusura e poi Vives sull'esterno. Molinaro che era sceso bene sul numero 20, Molinaro in avanti, Barzagli non ci arriva, ci arriva Bonucci, l'aggancio di Marchisio, prova a girarsi, la tocca bene dietro per Bonucci. Ivra, giocatore francese, dietro Pogba, Barzagli, Khedira, primo pallone per il tedesco, Hernanes, Dybala, la scambia con Padoin, di nuovo dentro nel corridoio di destra per Paolo Dybala, inseguito da Moretti. Dybala vuole girarsi all'altezza della bandierina, Moretti spinge il pallone fuori, lo spinge contro la caviglia l'ex Palermo, rimessa laterale con Cristian Molinaro. Io avrei visto il tentativo di traversone di prima di Molinaro, andava a battere lui con le mani, la Juve tiene alta la sua linea. Molinaro, Vives, Vives da dietro Hernanes, il tocco dietro per Padelli, c'è stato un fallo, quindi calcio di punizione per il Torino. Pochi tifosi del Toro assiepati nel settore ospiti quest'oggi. Moretti, Glick, Bovo, Glick, fischiano i tifosi della Juve. Apertura di Glick verso Molinaro, seconda stagione sulla sponda granata del Po per lui. Glick con il destro in avanti, l'aggancio di Vives, Bruno Perez chiama il pallone sulla corsia di destra, palla impossibile da raggiungere, c'era comunque in zona a presidiare quella corsia Patrice Evra, con le mani subito per il connazionale Paul Pogba, chiuso da Bruno Perez. Sarà una partita molto molto fisica lì in mezzo al campo, ma anche sulle corsie laterali. Evra con le mani, Evra che ha giocato tanti, tantissimi derby nella sua storia, soprattutto a Manchester quando militavano lo United contro il City. Barzagli, Padoin, Barzagli, Bonucci. 6 minuti sul cronometro a Torino, sempre 0-0 il punteggio. Come ho detto, derby della Mole numero 190 della sua storia, 141esimo in Serie A. Morata prova a passare, non ce la fa, Vives con il petto, con ordine, con la punta del piede verso Fabio Quagliarella. Marchisio commette fallo, calcio e punizione per il Torino. Dal 2010 al 2014 Quagliarella alla Juve, 102 gare ufficiali, 30 gol e 3 scudetti. Bruno Perez,
Bovo. Glick. Partita ancora a scacchi tra le due squadre. Nessuna si scopre. Glick, il lancio lungo in avanti, a qua non ci prova neppure. Era impossibile raggiungere la sfera. A qua che è stato in ballottaggio fino alla fine con Benassi. L'ha vinto il giocatore africano. Benassi che nella passata stagione qui allo Stadium perse al 93esimo il pallone decisivo che mandò poi in porta Andrea Pirlo nell'azione sul recupero di Bonucci. Barzagli, raso terra, Vives fa buona guardia. Attenzione a Glick con l'esterno dietro per Padelli, la pressione di Khedira, Padelli un po' in difficoltà, largo per Bruno Perez. Morata si spinge fino sul lato per prendere il pallone, Morata se ne va, Morata il cross in mezzo, colpo di testa di Glick, poi Evra di testa, forse un fallo. Morata, attenzione per Hernanes, Hernanes la tiene lui, la gira per Khedira, è tutto buono. Il tedesco chiama in causa Padoin, alza la testa, il pallone in mezzo, cercare Morata, colpo di testa di Vives, poi Glick, fa rimbalzare la sfera dietro per Padelli. Era stato bravo Morata nell'occasione precedente ad andare ad aggredire la corsia per fare solo il pallone. Preso una botta Sami Khedira. Giocatori della Juventus vanno a valutare le condizioni del giocatore tedesco. Si tiene la gamba destra, intanto per precauzione si scalda Juan Guillermo Cuadrado. Quadratura per il giocatore colombiano, con lo staff medico della Juve va a dialogare con Khedira. Ha fatto un cenno se si fosse sentito tirare, proviamo ad interpretare naturalmente i gesti. C'è bisogno del cambio, purtroppo Sami Khedira dovrà lasciare il terreno di gioco. Durata poco la partita dell'ex giocatore di Stoccarda e Real Madrid, allora Cuadrado deve intensificare il suo riscaldamento, non comincia bene il match per la formazione bianconera. Moretti, palla centrale, lo scambio con Baselli, Moretti, Juventus momentaneamente nei 10 uomini, Glick, Bovo. Giocata dall'altra parte verso Moretti, Molinar, aggancio del terzino sinistro, Baselli dietro per Moretti, Vives, Moretti, Molinar prova a passare, non ce la fa, il recupero di Padoin sulla pressione di Marchisio, Pogba la porta in avanti il numero 10, ancora Paul Pogba, attende l'arrivo di Padoin sulla destra. Barzagli, Bonucci, Juan Cuadrado è pronto, Bonucci guardato con gli occhi la panchina di Massimiliano Allegri per capire se tendenzialmente doveva buttare fuori il pallone oppure no, lo butta fuori Claudio Marchisio adesso. Allora primo cambio della sfida all'undicesimo minuto, dentro Cuadrado, fuori Khedira. E allora va in soffitta il 4-3-1-2. Adesso la Juve si schiera con il 4-3-3. Per come si sono spostati Hernanes in cabina di regia e Claudio Marchisio a fare l'interno di centrocampo. Quindi è durato solamente 9 minuti il test di Hernanes come trequartista. Forza ragazzi, Marchisio porta in avanti il numero 8, Cuadrado dietro, Padoin verso Barzagli, Bonucci. Bonucci alza la testa, vede scattare Morata, però è lungo Morata, colpo di testa, c'è Moretti da quelle parti, la frustata anche lui di testa, prova a passare a qua, ma c'è Hernanes da quelle parti, dietro per Bonucci, linea difensiva molto alta della Juventus. Con il tacco Pogba non ci arriva, acqua, se la porta verso l'esterno, Evra ci mette il piede, pallone che rimbalza, Bovo la fa rimbalzare un paio di volte, poi alza la gamba, mette fuori il pallone sulla pressione di Alvaro Morata, bravo ad aggredirlo quasi praticamente sulla linea di fondo. Rimessa laterale, Evra con le mani, Pogba, Morata, si muovono loro, in mezzo c'è Dybala, va a ricevere lo spagnolo, Morata torna indietro su Bonucci.
Barzagli la fa girare dall'altra parte, Padoin. Ora la Juve a mantenere il possesso della sfera. Barzagli, Bonucci, Evra. Evra la porta su, Bruno Perez gli dà fastidio. Pogba, Barzagli, tutta la Juventus nella metà campo avversaria. Quadrado, primo pallone per il colombiano, il dribbling. Quadrado prova il numero, arriva Marchisio, Marchisio per Hernanes, l'accaggio del brasiliano, la fa girare bene, largo sulla sinistra per Morata. Morata va a puntare la porta, pallone dentro nel corridoio, Padelli sicuro, impresa, esce dalla sua area piccola di competenza per fare sul pallone. Moretti lo calcia lungo in avanti, Hernanes colpo di testa, Padoin all'aggancio, prova a saltare Quagliarella, riesce a servire Dybala nel varco, prova a puntare la porta numero 21, Dybala ancora, palla al piede, Dybala ancora, Dybala sul fondo, Dybala, calcio d'angolo per la Juventus, un buon scatto quello dell'argentino, il primo tiro dalla bandiera del match per i campioni d'Italia. Sul punto di battuta c'è Paolo Dybala, non lontano Quadrado, dentro a saltare Pogba, Morata, Evra, Bonucci, Hernanes e Marchisio rimangono poco fuori l'area di rigore. Dybala, eccolo qua, il cross, pallone dentro, Padelli su una sfera, pallone era indirizzato nella zona di Paul Pogba. Padelli, Glick, porta in avanti il difensore centrale, Pogba va a pressare adesso Bruno Perez. Bruno Perez ancora, si complica un po' la vita, riesce a toccarla dietro per Bovo. Vives, il lancio lungo in avanti a cercare Quagliarella, colpo di testa di Andrea Barzagli, anzi no, solamente sfiorato il pallone, Quagliarella non lo tiene in campo. Andrea Barzagli tira un'occhiata a Ciarocchi, voleva una leggera spinta di Fabio Quagliarella, posizione regolare dell'attaccante campano. Buffon pronto a calciare lungo il pallone. Quest'oggi gara numero 549 con la maglia della Juventus, a meno 3 dal grande Gaetano Scirea. Morata si appoggia su Bovo, Morata prova a scappare via lo spagnolo, Morata ancora sbilanciato dal numero 5, Marchisio, Morata l'aggancio, si fa vedere Hernanes, potrebbe dare la conclusione, Hernanes ci ripensa poi, Pogba qua di fronte a lui, Pogba prova i numeri, Evra, Pogba con l'esterno ancora per il connazionale, alla che termina fuori, rimessa dal fondo per il Torino. Indicazioni di Giampiero Ventura, tre volte il derby si è giocato qui allo Stadium, 1 dicembre 2012 3-0 per la Juve, 23 febbraio 2014 1-0, 30 novembre 2014 2-1, sempre a favore della vecchia signora. Bovo, Bruno Perez, Bovo, nessuna emozione per adesso nel primo quarto d'ora della partita. Bovo al rilancio lungo, Maxi Lopez anticipato da Bonucci, poi la zuccata di Baselli, Pogba prova a regnare sovrano lì in mezzo al campo, si appende come uno zainetto a qua su di lui, è rimasto a terra un giocatore del Toro, si tratta di Daniele Baselli. Il direttore di gara è andato a verificare le condizioni dell'ex giocatore dell'Atalanta, capocannoniere del Torino in stagione in Serie A insieme a Quagliarella, quota 4 gol, 5 se aggiungiamo anche il centro in Coppa Italia. Barzagli si riprende, Padoin, Marchisio, Barzagli, Bonucci, Barzagli, Quadrado, aggancio del colombiano, a puntare Baselli, ancora Quadrado sull'esterno, Padoin scambia con Marchisio, vince il contrasto, vince il primo, poi resiste alla carica di Molinaro, torna indietro, Barzagli, Hernanes, attaccato da Quagliarella, Hernanes si appoggia dietro, Barzagli, Bonucci, Evra, Bonucci, Marchisio, largo, Barzagli, ancora Juventus nella metà campo avversaria, Quadrado,
Molinaro di fronte a lui, Cuadrado parte, raso terra, bene per Marchisio, Marchisio a sua volta per Hernanes, Hernanes la gioca larga, Morata va a puntare alla porta, Morata ancora, palla sul destro, raso terra, attenzione, Cuadrado, Cuadrado si allarga ancora molto bene per Padoin, c'è il cross, il pallone dentro, click, in acrobazia, Hernanes, rimaniamoli dalle parti di Padelli, Pogba, la sponda, Evra, Pogba, parte il 10, Pogba, attenzione, destro di Pogba, Padelli, la fa sua. Trovato il tiro da fuori area, Paul Pogba. Padelli non ha avuto alcun problema a fare sua la sfera. Pogba che nella sua storia bianconera ha segnato un gol nel derby. Allo Stadio Olimpico quando ci imponemmo 1-0. Glick. Moretti. Vives. Raso terra per Quagliarella, Bonucci. Plana in maniera fallosa sul pallone, sul giocatore del Toro, secondo Rocchi, secondo difensore centrale, aveva toccato la sfera, calcio punizione per il Torino, che si porta dalle parti di Gianluigi Buffon con Vives sul punto di battuta. Glick, Quagliarella, Moretti vanno dentro a saltare, anche Bovo insieme a Maxi Lopez. Anche Molinaro sul punto di battuta, andrà a batterlo però Vives, fischia l'arbitro, no, ferma tutto, troppo nervosismo lì al limite dell'area di rigore, i due contendenti sono Bonucci e Acqua, adesso si può davvero giocare, Vives, il pallone dentro a cercare Quagliarella, attenzione a far rimbalzare Quagliarella, palla fuori sull'esterno della rete, la conclusione del grande ex Fabio Quagliarella. Juve riparte con Gianluigi Buffon, Marchisio, largo, verso Cuadrado, parte la freccia colombiana, Cuadrado, il velo, attenzione, verso Pogba, Pogba, destro di Pogba, e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Paul Pogba, al minuto numero 19, Juventus 1, Torino 0, con il missile di Paul Pogba, è arrivato Paul, è arrivato Paul, 1-0 Juve, tramortito Padelli che rimane fermo, palla sotto la traversa, Juventus 1, Torino 0, il derby si sblocca con l'uomo più atteso, Paul Pogba, secondo gol stagionale in campionato dopo il rigore di Marassi, Juventus 1, Torino 0, 19 minuti, lo aspettavamo tutti, il gol di Poli, grande velo, Pogba con il destro, fermo Vaselli, sopra la traversa, la Juventus è in vantaggio. E l'esplosione dello stadio è stata qualcosa di fantastico, una grande azione, una grande conclusione di Paul con un gran colpo sopra la testa di Padelli, e adesso tutto lo stadio in piedi per la grande gemma del 10 della Juventus, Pogba, rete numero 26 in Serie A. E 1-0 Juve. Ora vedremo la reazione della Torino. Moretti. Avevamo appena accennato, siamo stati fortunati, profetici. Profeti. Attenzione, intanto Maxi Lopez. Avevamo appena accennato del gol che segnò allo Stadio Olimpico contro il Torino. Un flipper praticamente sulla traversa di Tevez. Allora, attenzione intanto a Bruno Perez, di tacco Morata a cercare Pogba, galvanizzato, attenzione a qua, qua e poi fallaccio da parte di Bovo, ci sarebbero due gialli nella stessa azione, che brutto il fallo di Cesare Bovo che ha completamente puntato Pogba, e ammonizione anche giustamente per Acqua, doppio giallo, l'abbiamo appena detto, i giocatori del Toro meritavano due gialli, brutti entrambi. Lo stesso minuto, se non è record, poco ci manca. Che brutto soprattutto l'intervento di Bovo, entrata da killer totale su Paul Pogba, molto arancione come cartellino, mettiamola così. Rivediamo, guardate, proprio completamente dimenticato del pallone Bovo. Quinta ammonizione in 10 partite per l'ex giocatore del Palermo, che era in diffida e salterà il prossimo match del Granata.
Calcio di punizione per la Juventus. Evra dietro Bonucci. Barzagli. Barzagli. Bonucci. Postazione il comparto difensivo della Juve. Barzagli. Padoin. Quadrado prova a partire. Quadrado dentro a cercare Dybala. Click in copertura preventiva. Molinaro sulla corsia. Padoin. La rimessa laterale è per la Juventus. Aggressiva, cattiva, molto alta. Barzagli. Bonucci. Evra. Il gol di Pogba è stato solamente il secondo segnato nella prima mezz'ora della Juventus in questo campionato di Serie A. Il primo era stato di Dybala contro l'Atalanta. Bonucci. Barzagli. L'aggancio di Dybala dietro Hernanes. Barzagli la fa girare. Bonucci porta in avanti con il mancino, non la colpisce bene. Morata prova a tenerla, non ce la fa. Rimessa laterale per il Torino. Con Bovo, con le mani, va lui. No, lascia l'incombenza la battuta a Bruno Perez. Gol di Pogba è stato il dodicesimo stagionale in campionato della squadra di Allegri. L'ottavo in casa. Moretti, Molinaro, la stoppa male. Arriva Padoin di gran carriera. Hernanes, la Juve può distendersi con il numero 11 brasiliano. La porta in avanti il Profeta. Ancora Hernanes. Il tocco per Cuadrado. Cuadrado prova a prendere il tempo a Vives. Ce la fa Hernanes. Ricominciamo con calma con il mancino. Il pallone dall'altra parte a cercare Evra. Morata. Parte largo. Morata senza paura va a puntare Bovo. Morata ancora. Il cross. Bovo ci mette il piede. Calcio d'angolo per la Juventus. Il secondo tiro dalla bandierina del match. Sempre con Paolo Dybala sul punto di battuta. Dybala. Bonucci, Pogba, Morata, Evra dentro l'area a saltare. Dybala, eccolo qua, il cross, pallone nella zona di Evra, palla larga, Hernanes, l'aggancio. Non è troppo lungo, non riesce a tenerlo in campo. Ci sono comunque gli applausi del pubblico per Hernanes. Padelli. Boh. Glick. Tutto lo stadio a cantare per stare vicino ai ragazzi. Glick. Bovo. Di nuovo il pallone dietro per il difensore polacco Moretti. Gli ex della partita, Molinaro, Amauri, Moretti, Quagliarella della Juventus, anche Rubinho. Oggi però neanche in panchina. Moretti in avanti. C'è Barzagli in copertura su Quagliarella, colpo di testa, poi Marchisio in avanti. Morata, l'aggancio al volo, gran pallone questo per Pogba. Attenzione alla francese, se ne va via sulla corsia di sinistra. Bovo aveva fermato Morata, Pogba prova a passare. L'arbitro non fischia nulla. Bruno Perez, largo verso Vives, con il destro per Maxi Lopez, non ci arriva Bonucci con il tacco, una finezza, Maxi Lopez riesce a toccarla però per Bruno Perez, che si fa vedere sulla destra, Bruno Perez si accentra, Bruno Perez non lo prende Bonucci, Maxi Lopez di nuovo per il brasiliano, Bruno Perez scotella per Molinaro, Molinaro in mezzo, palla fuori, non è riuscito a tenerla in campo, Cristian Molinaro, pallone terminato out. Qua abbiamo rivisto il contrasto con la spinta di Acqua su Paul Pogba. Rocchi era lì vicino, intanto riapprezziamo il gran gol di Pogba sotto la traversa. Una grandissima realizzazione del francese. Buffon, il rilancio lungo. Click di testa in anticipo su Dybala. Maxi Lopez, Bonucci da dietro, gli sfila il pallone. Evra colpisce pieno Bruno Perez. Bonucci, palla larga. Evra la tiene. Maxi Lopez. Devia fuori, rimessa laterale per la Juventus. Patrice Evra con le mani. Dybala. Evra. Con l'esterno, Morata. Con la suola la tiene ancora Alvaro Morata.
Palla che schizza fuori, Pogba non la tiene, Quagliarella. Evra va a dargli fastidio, commette fallo. Calcio punizione per il Torino, già battuto. Cartellino giallo. Fallo, alla fine l'ha commesso Alvaro Morata, erano andati in due in scivolata. Primo gioco del match per la Juve, Morata. Glick sul punto di battuta. Bovo. Glick. Moretti. Glick. Bovo. Vives. Glick. Moretti. Si allarga per Molinaro. Molinaro in avanti a cercare Baselli. La chiusura da parte di Barzagli. Rimessa laterale per il Torino. Molinaro dietro. Moretti. Glick. Bovo. Sarà ancora Bovo. Sfera centrale. Vives, il playmaker della squadra di Ventura, nel corridoio largo per Molinaro con il tacco dietro. Baselli inseguito da Padoin. Baselli ancora, si riappoggia nuovamente su Moretti. Ora la Juve lascia sfogare un po' il toro sul possesso palla. Dybala di fronte a Glick, attenzione con il destro di Glick da lontano. Pallone che termina nettamente sul fondo. Provato la conclusione personale il capitano del Torino. C'è un pallone di troppo sul terreno di gioco. Barzagli butta fuori. Quadratura per Kamil Glick. Rinvio dal fondo per Gianluigi Buffon. Bonucci. Padoin con l'esterno verso Quadrado, colpo di testa di Moretti. Barzagli chiama l'uscita di Gianluigi Buffon. Con calma il capitano fa su il pallone. Buffon, raso terra, Barzagli fa salire la squadra Andrea con il lancio lungo in avanti per Pogba. Era buona l'idea, gli fa ok con il pollice pull. Palla però fuori misura. Con il gol subito da Paul Pogba, ma lui era anche prima di questa partita. Padelli è al momento il portiere che ha subito più gol in Serie A, 16. La porta del Torre è rimasta inviolata solamente in un'occasione in questa stagione. Moretti. Glick. Moretti. Palla con i contagiri sul piede di Vives. Juve occupa bene ogni singola zona del campo. Glick. Dybala non lo va a pressare, adesso gli va a dare leggermente fastidio. Maxi Lopez spalla la porta. Attenzione al pallone per Baselli. Baselli dentro Quagliarella. Quagliarella al tiro. Palla fuori. La grande occasione del match per il Torino con Fabio Quagliarella sull'assist di Daniele Baselli al limite dell'area di rigore. Ha provato ad angolare la sfera Quagliarella. Il pallone che ha lambito il palo alla sinistra di Buffon. Questo l'aggancio. E palla fuori. Prima volta che si è affacciato il toro dalle parti di Buffon. Davvero con pericolo. Pogba per Morata. Morata dentro nel corridoio. Cercare Pogba. Glick ci mette il piede. Bruno Perez per Vives. Marchisio dà fastidio. Bruno Perez sulla corsa per Quagliarella. Quagliarella di nuovo per il brasiliano. Largo il numero 33. Il cross in mezzo. Barzagli in anticipo su Maxi Lopez. Evra dietro. Marchisio. Evra si sta scaldando il derby. Evra, Morata, Marchisio con l'esterno. Ottimo pallone. Morata. Morata molto bene per Marchisio, può partire la Juventus con il numero 8. Marchisio si allarga Dybala, Marchisio va a puntare la porta, dentro, attenzione verso Dybala, l'aggancio, alza la testa, Dybala, Dybala, pallone dentro su Marchisio, l'anticipo di Kamil Glick, calcio d'angolo per la Juventus. L'intelligenza tattica di Marchisio che ha aspettato si allargasse Paolo Dybala. Argentino ha provato a chiudere il triangolo, non ce l'ha fatta. Terzo corner del match. Il toro marca uomo, Glick su Pogba, Bovo su Morata. Dybala, eccolo qua, il cross, pallone dentro. Padelli con i due pugni, non si fida della presa, caccia via la sfera. Dybala con le mani. Alla fine lì convence la battuta, aspetta a Patrice Evra.
Evra con le mani. Dybala. Hernanes. Pallone che gira. Padoin. L'aggancio di Padoin e il fallo su di lui da parte di Baselli. Solamente un richiamo verbale per Rocchi. Poteva stare il cartellino giallo qui sul giocatore del Torino. Punizione che viene battuta. Padoin. Barzagli. Bonucci. Hernanes. Si guarda attorno il profeta. Morata. Tanta densità di maglie granate in quella porzione del campo. Bonucci, allora la Juve prova ad allargare. Barzagli su Cuadrado. Non ha ancora trovato lo spunto, lo scatto vincente. Marchisio per Hernanes. Hernanes dentro, Cuadrado, la sponda, attenzione, forse un fallo. Dybala, palla fuori di pochissimo. Juventus vicinissima col terra doppio, con il sinistro a giro di Paulo Dybala, che ha lambito l'incrocio dei pali. Rivediamo l'azione. L'arbitro stava forse per fischiare fallo, poi ha concordato il vantaggio. Dybala calciato di un niente. Glick. Moretti. Glick. Bovo. Largo male per Bruno Perez. L'importanza del pressing, in questo caso di Alvaro Morata. Bovo nettamente in difficoltà in questo primo tempo. Evra, rimessa laterale, Pogba, Evra, Pogba di testa, ancora per l'ex United. Dybala, la palla gli passa in mezzo alle gambe. Quagliarella, l'aggancio, Bonucci lo tira lontano, rimessa laterale per il Torino. L'ultimo a toccare è stato Leonardo Bonucci. Bruno Perez, Glick. Moretti. Tra campionato e Champions League, il bilancio stagionale finora della Juventus allo Stadium di 3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta. 10 gol fatti, 4 subiti, compreso quello di Pogba. Moretti realizzate. Moretti, l'aggancio. In avanti per Baselli, Cuadrado gli sfila la sfera grazie anche alla complicità di Marchisio. Hernanes, Cuadrado. Quadrato di nuovo per il brasiliano, con calma, dietro, su Padoin. Gli applausi del pubblico scandiscono il recupero di questo pallone. Barzagli, Bonucci, Evra. Aspetta il movimento dei compagni, Pogba gli si fa incontro. C'è più libero Bonucci. Barzagli, Padoin. In avanti, Cuadrado, sul fallo di Molinaro. Così infatti, calcio e punizione per la Juventus. Ben marcato da Molinaro fino ad ora. Juan Cuadrado. Hernanes. Bonucci. Hernanes. Esposto in avanti con l'esterno. Pallone buono per Dybala. Vives. Lo sbilancia e lo butta giù senza fallo. Il fallo commette Hernanes sull'ex giocatore del Lecce. Calcio punizione. Vives. Dietro per Glick. Bovo. La porta su il numero 5. Glick, sicuramente il giocatore del Torino che ha toccato più palloni. Moretti. Glick. Bo. Si fa incontro Quagliarella. Quagliarella non riesce ad agganciare. Pallone che termina fuori. Rimessa al fondo per la Juventus. Buffon per Bonucci. Si guarda alle spalle della pressione di Quagliarella. Bonucci ancora, la può giocare, semplice, accanto per Hernanes, la fa girare. Marchisio. Marchisio nel cuore del centrocampo. Marchisio dentro nel corridoio di testa. Glick, era un pallone delizioso per Dybala. Barzagli continua a martellare la Juventus. Hernanes. Morata. Si fa incontro Bruno Perez. Evra. Pogba. Bonucci. Barzagli. Cuadrado tra le linee. Hernanes, parte lui, lo scambio con Pogba. Si riappoggia su Evra. Di nuovo per Pogba.
Hernanes. Può salire Padoin, accanto c'è Barzagli, va a ricevere il numero 15, Barzagli, pompa, Hernanes alza la testa, la porta in avanti, Cuadrado, che Padoin si propone sulla corsia, Cuadrado parte da solo, Cuadrado, il fallo su di lui di Baselli e cartellino giallo. Anche per questo è molto importante Cuadrado, ti lascia sul posto, ti costringe al fallo, spesso al giallo. Terzo ammonito nel Torino, Daniele Baselli dopo Acqua e Bovo. Calcio di punizione per la Juventus. Con Dybala sul punto di battuta. Toro porta 8 giocatori in copertura, 2 in barriera, 1 alla fine. Maxi Lopez, Cuadrado si allontana, allora si va a unire anche Baselli, l'attaccante argentino. Rocchi va a fischiare, Dybala sul punto di battuta, Dybala raso terra per Marchisio, attenzione Marchisio, palla morbida dall'altra parte, scivolato Evra, proprio nel momento impossibile controllo, problemi anche tecnici per Rocchi, si allaccia la scarpa. Rimessa laterale, Evra si propone, Dybala va a ricevere, Paolo Dybala, Glick in pressione, Dybala dietro con l'esterno, Evra la scambia con Morata, Morata vuole girarsi e trovare l'appoggio su qualcuno, Acqua va a commettere fallo, ancora un calcio di punizione per la Juventus. Morata infine lascia per Paolo Dybala e allora di nuovo tutti in mezzo pronti a saltare. Prima il piazzato del numero 21. Un tentativo di schema subito con l'appoggio per Claudio Marchisio. E il pallone conseguente in mezzo. Dybala. A lui a battere. Le raccomandazioni di Rocchi ai difensori. Non vuole spinta all'interno dell'area di rigore. Dybala. Eccolo qua, il cross. Pallone dentro. Attenzione verso Evra. Cuadrado, l'aggancio. Poterà crossare. L'arbitro ferma tutto. Un fallo. È stato spintonato giù. Camille Glick. Si riparte, Moretti, 6 minuti, più eventuale recupero al termine del primo tempo, la Juventus è sempre in vantaggio per 1-0, gol di Pogba al 19° con un missile. Moretti, Glick, Bovo, Moretti. Sbagliato, Morata dietro Evra per Pogba, libero Hernanes, la va a prendere lui. Cuadrado si guarda dietro, no look, dietro per Barzagli, Bonucci. Juve in fase di impostazione verso Patrice Evra, ancora per Bonucci, Barzagli, tutto il Toro dietro la linea del pallone, Barzagli, Bonucci, Marchisio si propone, corto, lo va ad impostare, attenzione al numero 8, Marchisio, Evra, Morata, si chiude il triangolo, molto bene, Evra, Evra dietro per Pogba, palla troppo corta per lui, Pogba vince il rimpallo, ancora Paul, arriva Hernanes, bene, due passetti e scarico su Cuadrado, Hernanes, torna a rialzare la testa, Evra, Hernanes, Quagliarelli in pressione, Marchisio, ci sono pochi spazi, il Toro ne concede davvero poco o nulla. Bonucci, bisogna andarsene a cercare naturalmente, Barzagli, Bonucci, in avanti per Morata, colpo di testa di Bovo, l'arbitro ferma tutto, il fallo di Alvaro Morata su Cesare Bovo. Glick, Bovo. Torino fino ad ora in campionato fuori casa, una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte. Moretti, Bovo, sale il numero 5, nessuno lo va a pressare, Pogba decide di aspettarlo nel corridoio per Bruno Perez, colpo di testa di Evra, l'aggancio di Quagliarella,
Quagliarella si vuole girare di tacco, Bruno Perez per Acqua, palla sul destro, Acqua ancora si propone, si allarga Quagliarella dietro per Bovo, il cross in mezzo sul secondo palo per Molinaro, l'aggancio, attenzione, rischia furibonda, Maxi Lopez, Quagliarella tiro, Bonucci, il miracolo, ma c'è stato un fallo, calcio di punizione per la Juventus, c'era stato un fallo antecedente nell'area piccola, rivediamo il tutto. Molinaro in mezzo per... Eh sì, il fallo di Maxi Lopez, netto da dietro. Quindi calcio su, calcio di punizione. È stato comunque un miracolo, quello di Leo. Buffon. Rinvio lungo in avanti. Palla che arriva dalle parti di Morata, Bovo di testa. Vives. Glick. Moretti. Glick. Si sbraccia in panchina Massimiliano Allegri con la squadra un pochettino più alta. Morata alto su Bovo, adesso Dybala su Glick per metterli in difficoltà su questo giro palla. Moretti, Quadrado non ci arriva per un niente. Molinaro con l'esterno, la sparacchia su Quagliarella, riesce a domesticare questo pallone difficile. Quagliarella prova il tacco, non gli riesce, ancora Fabio Quagliarella. Moretti, Vives, Vives accorcia su Baselli. Moretti, Moretti va a puntare la porta, ancora il difensore, rasoterra per Acqua, Morata va a dargli fastidio, Morata ancora adesso in pressione su Vives, Morata per Acqua, Hernanes in pressione su di lui, gli sfila il pallone, l'attenzione al contropiede della Juventus, quella di Dybala si butta nel varco anche Quadrado con l'esterno, gran pallone per il colombiano, Quadrado si allarga male però su Morata, Bovo ci mette il piede. Moretti, era una ottima opportunità di contropiede per la Juve, Bovo è stato provvidenziale, in avanti Quagliarella, Pogba dietro per Evra, bene la Juve ancora su questo recupero, Hernanes, palla per Dybala, Dybala l'aggancio, Dybala la tiene, Pogba, Hernanes, entriamo adesso nell'ultimo minuto del primo tempo, Padoin, con un toro mantiene una linea un po' più alta, alzata Giampiero Ventura sia con i centrocampisti sia con i difensori, quelle punte che vanno a pressare maggiormente. Barzagli, Marchisio, Marchisio largo su Padoin, il fallo di Molinaro, calcio punizione per la Juventus, però ha trovato il tempo dell'aggancio, ha trovato il fallo su Simone Padoin. Dietro Barzagli, Bonucci, Hernanes, Pogba, la gira Barzagli, della Barzagli nella zona di Dybala, Dybala dietro per Hernanes, Quadrado, Quadrado verso Marchisio, Dybala, Dybala con l'esterno, gran pallone questo per Padoin, Padoin in scivolata, Glick, l'attenzione alla bandierina, la tiene in campo, poi il fallo di Simone Padoin, calcio di punizione per il Toro. Quello di Padoin che non è d'accordo con il secondo assistente, signor Domos. Continua a dire non l'ho toccato, non l'ho toccato. Andremo a rivederlo grazie all'ausilio della nostra regia. Rivedere tutto l'intervento di Glick. Non l'ha toccato. Calcio di punizione per il Torino. Glick. Viene a ribattere forse il calcio piazzato. È ancora stato battuto. Con due minuti di recupero. Giocare ancora per 60 secondi. Va a battere Padelli. Il piazzato, clima inizia ad essere un pochettino più teso, è normale che sia teso sportivamente parlando, chiaramente quando riguarda un derby. Barzagli verso l'esterno, Padoin, Hernanes, Marchisio, colpisce Piero Molinaro, Dybala, raccalcio numero 21, Pogba, Pogba si allarga, Marchisio prova a proporre un lancio lungo in avanti per Morata,
Glick sul pallone, la buca, poi Glick un po' di fortuna, attenzione Pogba, provato il numero, Bovo in copertura, acqua per la ripartenza del Torino, a 20 secondi dal fischio di chiusura del primo tempo, acqua, rientra con il destro, alza la testa, cambia gioco dall'altra parte per Molinaro, Molinaro non piomba sul pallone, Dybala gli dà semplicemente fastidio facendogli una finta. Rimessa laterale per la Juventus con Padoin, Hernanes, finisce qui il primo tempo, Juventus viene vantaggio per 1-0, decide per adesso il gol di Paul Pogba al 19° minuto con un gran destro sotto la traversa. A tra poco allora, cari amici bianconeri, con il secondo tempo del derby della Mole. Trovati cari amici bianconeri, di nuovo collegati con lo Juventus Stadium di Torino, dove sta per iniziare il secondo tempo dell'11ª giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Torino. 1-0 per la Juve dopo i primi 45 minuti grazie alla gemma di Paul Pogba al 19° minuto, un gran destro sotto la traversa, sopra la traversa di Padelli. La Juventus che ha legittimato il vantaggio con una buona fase di possesso palla, delle buone trame. Juventus che è stata costretta a passare dall'iniziale 4-3-1-2 al 4-3-3 per l'infortunio di Khedira. Al suo posto Juan Cuadrado, con Hernanes che da trequartista è scalato regista in mezzo al campo con Claudio Marchisio accanto a lui. Stanno rientrando le due squadre sul terreno di gioco, si ripartirà con gli stessi 11 da una parte così come dall'altra: Buffon, Padoin, Barzagli, Bonucci, Evra, Marchisio, Hernanes, Pogba, Cuadrado, Dybala e Morata. Dall'altra parte 3-5-2 con Padelli, Bovo, Glick, Moretti, Bruno Perez, Acqua, Vives, Baselli, Molinaro, Quagliarella e Maxi Lopez, tandem d'attacco. Rocchi cerca l'ok dei suoi collaboratori. Ci siamo cari amici bianconeri, tutto pronto per il fischio d'inizio della seconda frazione. Ora la Juventus attaccherà sotto la scirea. Via, si riparte allora. Buon divertimento con Juventus a Torino. Il secondo tempo. Bruno Perez tira lontano Pogba. Bovo. Glick. Moretti. Cuadrado non vuole farlo ragionare. Cuadrado per poco non aveva intercettato la sfera. Molinaro, lungo in avanti, Bonucci, colpo di testa preciso, Dybala la mette giù, Padoin, Barzagli, Bonucci. Primo tempo, Rocchi ha ammonito 4 giocatori, 3 del Toro e 1 della Juventus, Acqua, Bovo, Baselli e Morata. Partita che piano piano si è intensificata anche come cattiveria agonistica. Marchisio in avanti, Morata l'aggancio, Glick rovescia via, Barzagli al volo, Padoin, colpo di tacco, non gli viene bene al numero 20. Messa laterale per il Torino, da Molinaro a Moretti, Glick, poi in difficoltà sulla pressione di Dybala, Moretti adesso di nuovo si trova di fronte Cuadrado, Padoin mette fuori la sfera chiudendosi bene su Baselli, Molinaro, dietro, Glick, Bovo, Bovo con il destro a cercare Maxi Lopez, Maxi Lopez la sponda, Barzagli fa cantare il pallone in avanti, Glick, pallone altissimo, colpo di testa,
Pogba, anche lui di testa a battere i batti. Marchisio, di prima intenzione per Dybala, si distende la Juventus, con l'esterno a cercare Cuadrado, Cuadrado va a puntare la porta, Moretti di fronte a lui, Cuadrado vuole rientrare, Dybala, Dybala passa, attenzione Dybala, Dybala ancora, Dybala non riesce, all'ultimo dribbling, all'ultimo ostacolo, Molinaro in avanti ancora per Maxi Lopez, dietro per Quagliarella, ma c'è Hernanes da quelle parti, Pogba non passa il francese, Pogba ancora si tuffa sul pallone, va a commettere fallo su Vives, calcio di punizione, Vives dietro, Moretti, Glick, Bovo, Bruno Perez prova a farsi vedere, prova il dribbling su Evra, il fischio di Rocchi, ancora calcio di punizione per il Torino. Toro che arriva da tre sconfitte consecutive in Serie A, lontano dalle mura amiche, subisce gol in trasferta da 11 gare consecutive. Bruno Perez sul punto di battuta, tutta la Juve dietro, pronta a difendere e a sigillare la porta di Buffon. Borucci si prende Click, Evra si prende Moretti, Barzagli va su Baselli, Bruno Perez, il cross, pallone dentro, attenzione, Quagliarella, colpo di testa, Moretti di testa, ancora, rimessa al fondo per la Juventus. Per rimetterla in campo Gianluigi Buffon, le proteste di Camille Glick. Buffon, manca il pallone, adesso arriva. Ho visto nella replay le proposte, le proteste dei giocatori granata. Buffon pronto al rilancio lungo, 4 minuti nella ripresa, Juventus in vantaggio per 1-0. Buffon lungo, Bruno Perez, colpo di testa, Quagliarella l'aggancio, porta verso l'esterno Bonucci, Quagliarella ancora, Bonucci bravissimo, attento sull'ex compagno di squadra a chiudere out. Bruno Perez dietro, Bovo, Bruno Perez preferito a Zappacosta, erano in ballottaggi due, Bovo, Glick, Moretti, Moretti si accentra, Vives, Glick, Moretti con il mancino dentro nel corridoio, il calcio di punizione per il Torino per il fallo di Bonucci su Quagliarella. Calcio di punizione a pochi metri dal limite dell'area di rigore per la formazione granata. Bonucci va a chiedere spiegazioni al fischietto toscano. Molto spesso questi falli non si fischiano mai, sono sempre due eventi di giudizio differenti da parte degli arbitri. Calcio di punizione quindi per il Toro con Bovo, Baselli e Quagliarella. Non lontani anche Vives e Molinaro che comunque si allontanano. Quattro uomini in barriera per la Juventus. Potrebbe andare di potenza Fabio Quagliarella, potrebbe andare con un destro a giro Cesare Bovo. Staremo a vedere. Tantissimi giocatori in barriera. Fischia l'arbitro. Vedremo chi andrà a tirare. Bovo, il destro di Bovo, colpisce il suo compagno, Bovo ancora, palla in rete, il pareggio della Torino con Cesare Bovo, al minuto numero 6 del secondo tempo, è cambiato il punteggio allo Juventus Stadium, Juventus 1, Torino 1, il gran sinistro sotto la traversa di Cesare Bovo, è andato a pareggiare la partita, aveva battuto il calcio piazzato, aveva sbattuto contro il suo compagno, poi Bovo con un gran mancino sotto la traversa, ha trovato il gol del 1-1. Gelato lo Juventus Stadium, rivediamo il gran sinistro di Bovo, battuto ma colpito Baselli, poi è andato col mancino, Buffon ha battuto, gran missile sotto la traversa per il difensore della Toro, secondo gol in maglia granata, l'11°
in Serie A nella sua carriera, aveva già giocato e aveva già segnato a Torino contro la Juventus quando indossava la maglia del Palermo. Segnò su un gran calcio di punizione quando si giocava ancora allo Stadio Olimpico. 1-1 il punteggio nel derby della Mole tra Juventus e Torino, tutto da rifare per la squadra di Allegri. Bonucci, in un modo o nell'altro continuiamo a patire i calci punizione dal limite. È vero che non è arrivato su un piazzato diretto, è stato scaturito da quello, era successo con Pjanic a Roma, è successo mercoledì con Sansone a Reggio Emilia. Bonucci, il lancio lungo in avanti verso Cuadrado, attenzione al colombiano Cuadrado, palla troppo lunga per lui, sfera che termina fuori, rimessa dal fondo per il Torino. Padelli osserva il piazzamento dei compagni, Morata, Dybala e Cuadrado tutti molto alti. Bovo, l'aggancio della difensore, ancora Bovo con il destro, calcia lungo in avanti verso Quagliarella, colpo di tacco, Marchisio prova a fermarlo, Quagliarella ancora, la tiene, la gira dall'altra parte per Bruno Perez, l'aggancio della brasiliano. Bovo, l'autore del gol. Moretti, Moretti sale e si appoggia su Baselli, poi con il destro Molinaro, Barzagli, Hernanes, si può distendere la Juventus con il brasiliano, Hernanes ancora, se ne libera per Pogba, inseguito da Bruno Perez, duello tutto in velocità, Bruno Perez è lui l'ultimo a toccare, rimangono sul fronte offensivo i ragazzi. Rimessa laterale, Evra, dietro per Pogba, Pogba lo va a pressare, a qua lo va a pressare alto su Pogba, Pogba ancora, palla morbida sulla sinistra per Evra, vuole andare a cross, Evra, pallone in mezzo, sfera che termina out, rimessa dal fondo per il Torino. Torino che anche l'anno scorso allo Stadium andò sotto e andò ad impattare, poi la gemma di Andrea Pirlo. Padelli con il sinistro, la calcia lunga in avanti, Maxi Lopez prova a tenere la posizione, la tocca dietro, attenzione a Baselli, sarà la formazione granata, Baselli palla sul mancino, torna indietro, giravolta su se stesso, Baselli se ne libera male però, Cuadrado dietro, Barzagli prova a salire il difensore toscano, Andrea Barzagli dietro per Marchisio, Marchisio verso Pogba, Marchisio, Padoin la mette giù con il petto, Padoin si accentra su Marchisio, se ne libera, Dybala la porta in avanti l'argentino, Dybala ancora, si vuole buttare nel varco, Dybala con l'esterno, Pogba, Dybala ancora, l'aggancio, attenzione a Marchisio, Marchisio palla sul destro, il destro di Marchisio, palla alta, ha provato la conclusione da lontano, Claudio Marchisio, pallone sopra la traversa, rinvio dal fondo per Daniele Padelli, la gioca largo, Bovo, Bovo con il sinistro, in avanti, Bonucci, colpo di testa, attenzione, verso Dybala, click, ci arriva in qualche modo, occhio a Cuadrado, l'aggancio, Cuadrado, Dybala, Dybala verso Cuadrado, Moretti, la spazza via proprio all'ultimo, e poi Hernanes va a commettere fallo su Baselli, calcio e punizione per il Torino. Vives lascia l'incombenza alla battuta a Glick. Bovo, la porta in avanti sulla destra, Bruno Perez riesce ad agganciare bene, palla è uscita, rimessa laterale per la Juventus, bisogna riprendere a creare azioni offensive importanti, cosa che era successa nel primo tempo, non è ancora capitata nel corso della ripresa. Padoin in avanti, Cuadrado, l'aggancio sbagliato però verso Marchisio, Molinaro se la allunga troppo, Dybala, l'aggancio, il fallo di Molinaro su di lui, punizione per la Juventus. Hernanes batte Marchisio, Padoin con l'esterno, il fallo da dietro su Cuadrado, no, secondo il direttore di gara, ha preso il pallone Molinaro, attenzione a Quagliarella per il contropiede del Torino, in avanti a cercare Maxi Lopez, Bonucci su di lui, vediamo di chi è il pallone, calcio d'angolo per il Toro. Primo tiro dalla bandierina del match per la formazione di Ventura. Baselli,
Vedi barriera con Dybala di fronte a lui. Daniele Vaselli sul punto di battuta. Marchisio su Maxi Lopez. Il cross di Vaselli in mezzo, attenzione, click, Buffon! La parata pazzesca di Gianluigi Buffon, un miracolo totale su Kamil Glik. Una parata incredibile di Buffon, un colpo di reni, un colpo di genio da parte del capitano sulla zuccata del difensore polacco. Ma che parata che ha fatto Gianluigi Buffon, secondo tiro della bandierina per il Toro. Ancora con Vaselli sul punto di battuta. Vaselli, il cross ancora dentro, Buffon con i pugni ancora su Glik. Pogba, può ripartire la Juventus, l'aggancio del francese, Pogba la porta in avanti, la tiene con l'esterno, la giocata per Morata, Acqua spara via nella tribuna est, rimessa laterale per la Juventus, Morata per Pogba, la sventagliata del francese per Paolo Dybala, l'aggancio con la coscia del 21, Dybala a puntare la porta, raso terra, Cuadrado di nuovo per Dybala. Dentro nel corridoio, Pogba, passa, Pogba, Pogba! Padelli! Juve vicina, gol del 2-1. Tutto nel giro di pochi metri. Tre tocchi siamo andati in porta con Pogba. Non è riuscito a dare forza, impatto al pallone. Padelli l'ha fatto suo. Padelli, il rinvio lungo. Evra, colpo di testa. Nel cuore del centrocampo c'è Marchisio, duello con Vaselli, Cuadrado, corre, la va a prendere lui, si appoggia dietro su Padoin, Padoin con l'esterno, bene per Bonucci, porta in avanti il numero 19, Hernanes, Evra, Bonucci, Marchisio, Marchisio la porta su, la gioca largo per Cuadrado, Cuadrado la ferma, ancora colombiano, prova a partire, si incespica, no look a cercare Padoin. Padoin di fronte, Molinaro, il cross in mezzo, Dybala di testa, occhio a Morata, Morata si appoggia con il colpo di testa, calcio d'angolo, l'ultimo a toccare è stato Bovo. Quarto corner della partita per la Juventus. Dybala, lui a battere. Dybala. Eccolo qua, il cross in mezzo, Padelli nell'area piccola, fa sul pallone. Stava subito per rilanciare lungo in avanti. L'arbitro ha fermato tutto. Si ripartirà con un calcio piazzato proprio dello stesso portiere ex Udinese d'Avellino. Padelli. Evra. Di testa, arriva Quagliarella, Maxi Lopez, dietro verso Vaselli, Vaselli va a puntare la porta, Vaselli nel corridoio, Barzagli, colpo di testa, verso l'esterno, Hernanes, Marchisio, in avanti, Dybala, l'aggancio, ottimo dell'argentino, Dybala la porta su, la chiusura di Vives, rimessa laterale, torniamo nella metà campo del Toro, Cuadrado, Padoin, l'arbitro però ferma tutto. Primo cambio della sfida, fuori Molinaro, dentro Zappacosta. Cambio che arriva al sedicesimo del secondo tempo, un cambio di corsia per la squadra granata. Con Bruno Perez che passa a sinistra, Zappacosta a destra. Attenzione a Dybala, buon pallone questo di Padoin. Dybala, il cross in mezzo, attenzione di testa, Glik ancora una volta. Arriva Vives, Marchisio dietro, Hernanes, Hernanes, Hernanes ancora, vuole il destro, destro di Hernanes, palla lato. Stava per calciare una prima volta, ha visto che c'erano due uomini alle sue spalle, l'ha spostato in avanti, ha riprovato il tiro. Questa volta però era troppo decentrato e ha calciato largo. Padelli, Moretti, largo, Bruno Perez, Bruno Perez si accentra con calma verso Vives, Glik, Moretti, Moretti la porta ancora su, dietro verso Glik,
largo il pallone, Zappacosta va a ricevere la prima sfera del suo match. Zappacosta, chiuso da Patrice Evra, lui doveva toccare l'ex giocatore dell'Atalanta, arrivato da Bergamo quest'estate proprio insieme a Daniele Baselli. Hernanes, Pogba. Pogba cambia gioco rapidamente su Padoin, il perfetto aggancio. Padoin largo per Cuadrado, può andare a puntare Moretti. Cuadrado va a puntare la porta. Cuadrado rientra, Cuadrado dietro Pogba, destro di Pogba con la spinta, ma la palla è terminata fuori. Pogba va a protestare con Rocchi, sbilanciato da un giocatore del Torino, non è riuscito a tenere il baricentro giusto. Una qua che l'ha spintonato via. Padelli, bisogna stare vicino ai ragazzi. Questo momento difficile del nostro campionato. 1-1 il punteggio, eravamo avanti, ci ha ripreso gol di Bovo. Il più lungo di Padelli. Evra, colpo di testa, Marchisio. Alla duello lì in mezzo al campo con Vives. Evra, ancora di testa. Con il petto Vives, scambio con Acqua. Palla che passa lì in mezzo. Acqua, tra le linee, Maxi Lopez si allarga sulla destra. Zappacosta. Zappacosta e cross raso terra verso Quagliarella, attenzione, Padoin, la perfetta diagonale in chiusura su Maxi Lopez. Pogba salta vuoto a qua, Pogba ancora, sempre Paul, prova il numero, Pogba se l'è trascinata fuori, l'ultimo a toccare è stato un giocatore del Torino. Rimessa laterale per la Juventus, Patrice Evra con le mani. Hernanes, Padoin, l'aggancio del numero 20, Padoin arresta la sua corsa, dietro Marchisio, Hernanes, posizione di tiro, Hernanes, di fronte Vives, Hernanes, palla, ancora una conclusione, questa volta con il mancino per Hernanes, palla sopra la traversa, secondo cambio del Toro, dentro Benassi, fuori Baselli. Sostituisce il numero 16 Baselli per il numero 15 Benassi per Baselli, allora per la squadra granata. Padelli, rinvio lungo con il sinistro. Quagliarella anticipa Bonucci, Barzagli in anticipo a sua volta su Maxi Lopez. Quagliarella per l'argentino, Maxi Lopez, Quagliarella, Bonucci lo va a chiudere. Barzagli in avanti per Hernanes con la punta del piede. Dybala, Dybala può andarla a giocare largo. Dybala ancora non trova il tempo dell'appoggio su Cuadrado. Dybala rimane in piedi, sempre il 21. Dybala, ottima azione dietro per Hernanes. Pogba arriva fra in sovrapposizione. Pogba palla sul destro, dentro nel corridoio per Marchisio. Palla impossibile da raggiungere per il principino. Sfera che termina fuori. Abbiamo rivisto la giocata con il petto di Maxi Lopez. Qui la conclusione di Hernanes sopra la traversa. Padelli. 20 minuti nella ripresa. 1-1 il punteggio. Hernanes, colpo di testa. Benassi prende il tempo a Padoin. Si gioca però. Barzagli. Bonucci. Hernanes gioca raso terra su Barzagli, sale il numero 15, l'appoggio per Padoin, Padoin verso Marchisio, Marchisio, Morata, l'aggancio dello spagnolo, Morata con la punta del piede, cambia gioco su Evra, Zappacosta prova a tenerlo, Pogba, Evra, Pogba, palla centrale, Marchisio a sua volta dietro per Bonucci, Barzagli largo verso Cuadrado, occhio alla sovrapposizione di Padoin. Cuadrado prova a proporsi, a puntare l'uomo. Cuadrado, sfera centrale, Hernanes, Marchisio. Hernanes cambia gioco, Evra, Pogba accorcia su di lui, vuole farsi vedere, va a ricevere il numero 10. Hernanes ancora, buona giro palla della Juve. Marchisio in avanti, Dybala. Dybala la scambia con Hernanes, palla troppo lunga, arriva Dybala, arriva anche Moretti.
in scivolata, tutto buono per l'arbitro. Maxi Lopez la gira per Quagliarella, l'uno contro uno con Bonucci. Quagliarella rientra, scivola, arriva Cuadrado, ci mette il piede, vanno a lottare i due in velocità. Quagliarella, Cuadrado, la spinta di Fabio Quagliarella e calcio di punizione per la Juventus. Il nervosismo di Quagliarella, bel fallo, ci sta tutto per l'ex giocatore di Napoli Juventus. Bonucci, Hernanes, Evra, Hernanes, Marchisio. Della Juventus si scaldano Simone Zaza, Martin Caceres e Stefano Sturaro. Ricordo che Allegri ha ancora due cambi a disposizione. Padoin dietro, Barzagli, Bonucci. Bonucci in avanti, Hernanes ha spazio di fronte a sé. Hernanes, Dybala, Hernanes, Pogba, Hernanes, Evra. Nuovamente per il brasiliano, punto di riferimento lì in mezzo al campo. Cuadrado, Barzagli. Gioca larga, Padoin, Marchisio, Barzagli, bene per Dybala. Va a puntare la porta, ancora l'argentino Dybala in scivolata. Marchisio dietro, Hernanes la mette giù. Adesso Cuadrado, palla sul destro, Cuadrado di fronte a qua, Cuadrado raso terra, Morata vuole girarsi, Morata nel corridoio, Dybala, palla fuori con il mancino, calcio d'angolo, è stata una deviazione, provato a stringerla sul primo palo, Paolo Dybala, quinto tiro dalla bandierina del match per la Juventus. Dybala. Eccolo qua il cross in mezzo, attenzione Pogba, palla fuori, avevano bucato tutti, Pogba alle spalle di Glick, palla fuori di niente, vicino alla doppietta personale francese. Bonucci aveva dato fastidio andando ad aggredire la profondità sul primo palo. Padelli, pronto al rinvio lungo, Daniele Padelli con il mancino. Hernanes, colpo di testa, attenzione a Dybala, l'aggancio di Dybala, Cuadrado vuole tenere lontano Glick, Bovo verso l'esterno, Moretti. Moretti sale e si appoggia su Bruno Perez. Bruno Perez con il destro, il cambio di gioco, Zappacosta. Mette giù con il petto, Zappacosta ancora, se ne va sulla destra, Zappacosta, il cross, Quagliarella e la conclusione, Barzagli lo stoppa. Acqua, Vives, il destro di Vives, Buffon! E poi Marchisio spara su in avanti la sfera. Conclusione da lontano di Vives, Buffon non si è fidato della presa, ha fatto respingere verso l'esterno il pallone. Moretti, Glick, Bom. Ancora per Zappacosta, Zappacosta se la allunga fin troppo, Evra, in avanti il pallone, Dybala si fionda sulla sfera, l'aggancio è sbagliato però dell'argentino, dietro Bovo per Glick, Glick a sua volta verso Padelli, Dybala ancora le forze per andarlo a pressare, Padelli con il sinistro la calcia lunga davanti, di tacco Vives, Bonucci al volo, Cuadrado e Dybala rientrano dalla posizione di offside, Glick, l'apertura, Bruno Perez, Vives, cambio di gioco, Zappacosta, colpo di testa di Zappacosta, tra le mani di Gianluigi Buffon, non vuole perdere tempo, vuole subito che qualcuno salga, ad esempio Padoin, Marchisio, Hernanes, in avanti tra le linee, Dybala, Dybala si allarga per Evra, Hernanes, Barzagli, Barzagli si appoggia, Cuadrado, Moretti in pressione su di lui, fallo netto di Moretti, calcio di punizione per la Juventus. Nella Juventus adesso si sta scaldando Mario Mandzukic, pronto eventualmente ad entrare a breve per alzare centimetri all'interno dell'area di rigore.
Rocchi indica il punto corretto di battuta. Maxi Lopez va a dare fastidio al connazionale Dybala. Rocchi lo vuole far allontanare, ci riesce. Punizione per la Juventus. Dybala. Occhio al cross all'interno dell'area di rigore. Andrà con la battuta a giro. Paolo Dybala. Il pallone che gira. Padelli lo fa suo in presa, scontrandosi con Moretti. Moretti rimane giù a terra. Tanto il tempo passa. I giocatori del Torino calciano la sfera fuori per permettere l'ingresso dello staff medico. Intanto abbiamo rivisto la conclusione di Vives, la respinta di Buffon. Si è rialzato Emiliano Moretti, ex giocatore di Valencia e Genoa. Si ripartirà con una rimessa per la Juventus, pallone che andrà riconsegnato alla squadra ospite. Padoin con le mani. Cuadrado va a riservire Padelli. Padelli pronto a rilanciare, lungo in avanti il pallone. Il rinvio. Hernanes, colpo di testa, il fallo di Maxi Lopez su di lui. Punizione. Hernanes, Bonucci, Barzagli, Bonucci, Pogba, Evra, Bonucci. La gira per Barzagli. Padoin. Padoin in avanti, di tacco Marchisio per Cuadrado. Bruno Perez ci mette il piede, lancia lungo in avanti. Poteva essere un pallone buono per Quagliarella. Per fortuna è finito dalle parti subito di Buffon. Bonucci. Evra. Bonucci. Barzagli. Dybala. Hernanes. Maxi Lopez si appende su di lui. Hernanes ancora. Maxi Lopez, secondo fallo consecutivo. Barzagli. Hernanes. Bonucci in avanti. Morata, l'aggancio. Morata la fa girare bene per Dybala. Dybala anche lui prova a metterla giù, un po' in difficoltà. Dybala scivola. Hernanes ci mette il piede. Hernanes ancora. Attenzione al break del Torino. Con Vives per Quagliarella. Quagliarella porta su, Cuadrado va a dargli fastidio, la allarga dall'altra parte, Zappacosta, l'aggancio, Zappacosta, il destro di Zappacosta, Buffon sul primo palo, c'era stata una deviazione, se non erro, di Bonucci, calcio d'angolo per il Torino. Terza battuta dalla bandierina per la formazione granata. Sul punto di battuta va Bovo. Cinque giocatori del Toro dentro a saltare. Bovo, il cross, pallone dentro, attenzione, colpo di testa, Buffon dice di no a Glick. Ancora una volta è andato a salire il giocatore polacco. Buffon. Padoin. Juve sta patendo sui calci piazzati gli stacchi di Kamil Glick. Bruno Perez, Glick di testa. Barzagli con il petto. Hernanes prova a portare sulla squadra. Largo sulla sinistra per Cuadrado. Cuadrado prova l'accelerata. Lascia sul posto Zappacosta. Cartellino giallo per Zappacosta. Secondo giocatore che fa ammonire Cuadrado in questa partita. Quarto ammonito nel Torino. Si invitano i tifosi a rimanere all'interno del proprio settore in attesa di comunicazione. Hernanes, Bonucci, Cuadrado. Parte la Juve, Evra vuole farsi vedere a sinistra, Cuadrado si accentra, attenzione, Morata l'aggancio, Morata ancora, Morata vuole il numero, troppe maglie granata da quelle parti, Hernanes, Pogba, l'arpiona lui con l'esterno verso Evra, Pogba, si fa vedere, interrompe la sua corsa, ancora la giocata,
Pogba si allarga, Barzagli. Barzagli raso terra, Marchisio con l'esterno, Dybala se la allunga troppo, Paolo Dybala ancora, si riprova, Dybala tiene lontano Benassi, Benassi gli dà fastidio, gliela sradica, poi Dybala ancora, palla che va verso l'esterno, Quagliarella, l'arbitro non fischia nulla, Quagliarella, palla morbida davanti per Maxi Lopez, Bonucci in scivolata, Bonucci cade giù, Benassi, Benassi per Zappacosta, Zappacosta sulla destra, va a puntare Vrà. Zappacosta ancora, Zappacosta, Evra ci mette il piede, Quadrado deve dare una mano dietro, Quadrado ancora, la tiene, perde il pallone, Zappacosta, Zappacosta, pallone morbido in mezzo, Bonucci di testa, rimessa al fondo per la Juventus. Mario Mandzukic al 33esimo del secondo tempo prende il posto di Alvaro Morata. Juventus sostituisce il numero 9. Secondo cambio per Allegri, Mario Mandzukic, primo derby per lui al posto di Alvaro Morata. Arriva da un derby caldissimo, quello di Madrid tra Real e Atletico, dove ha già timbrato il cartellino. Sembra che non possa arrivare il momento del derby della Mole per l'attaccante croato. Tre gol stagionali, uno in Supercoppa Italiana, uno in Champions League, uno in campionato. Evra allarga male, rimessa laterale per il Torino. Bovo con il mancino in avanti, nella terra di nessuno, da quelle parti c'è solamente Bonucci. Barzagli, Padoin, Marchisio, Hernanes, il cambio di gioco dall'altra parte verso Evra. Quadrado parte larghissimo, Evra va a servire però Pogba, dietro Hernanes, Quadrado rientra dal fuorigioco, Padoin chiama il pallone dall'altra parte perché è liberissimo, Hernanes dentro, Mandzukic sbaglia lo stop, Evra la sfiora solamente, Bovo, Bovo con il sinistro, la calcia lunga, Barzagli vuole la copertura preventiva su Quagliarella, ancora Barzagli a dargli fastidio, Bonucci ci mette il piede, Bonucci attenzione, Maxi Lopez la gira per Acqua Buffon, esce e fa sua la sfera, l'arbitro ferma tutto, Buffon va a parlare con Acqua che non ha interrotto la sua corsa, è andato a colpire il capitano della Juve, quanto prima si erano scontrati Bonucci e Maxi Lopez. Per fortuna si sono rialzati tutti e due. Eh sì, Acqua è andato a toccare Buffon, non ha interrotto la sua corsa. 10 minuti al 90esimo. Buffon, Bonucci, rialzatosi un po' malconcio. Barzagli, Hernanes, Evra. Allegri ancora un cambio. Stanno scaldando Alessandro di Zaza. Cartellino giallo per Paul Pogba. Per proteste, secondo monitor nella Juventus dopo Morata. Del Toro tra poco dentro Belotti. Punizione, Zappacosta, Vives, Zappacosta, Bovo, Glick, porta in avanti il numero 25, Glick fa salire la squadra, Mandzukic va a dargli fastidio, la recupera, un po' di dubbi qui, mi fanno commesso secondo l'arbitro da Mario Mandzukic. Punizione, Bovo, Glick, Bovo tra le linee per Vives, Vives dentro, sbaglia tutto, Pogba la recupera di tacco, Hernanes per Pogba, 3 contro 3, sale francese, Pogba largo per Dybala, ha di fronte Moretti, Dybala, 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 il tiro,
ribattuto, calcio d'angolo per la Juventus. Sesto tiro dalla bandierina per i bianconeri. Dybala. Glick su Mandzukic. Dybala, il cross in mezzo, attenzione, Mandzukic di testa. Il fallo dell'attaccante croato su Glick. Calcio e punizione per il Torino. Si attende ancora per l'ingresso di Belotti. Padelli. Moretti. Largo, Bruno Perez. Scambio con Benassi. Benassi dietro. Moretti a sua volta per Padelli. Nell'area piccola, Padelli. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Juventus, sale l'urlo dello stadium, settimo tiro dalla bandierina. Il Toro qui in questa azione è andato molto in difficoltà. Dybala dalla bandierina, occhio alla battuta a giro. Dybala, eccolo qua, il cross, pallone dentro verso Mandzukic. Palla troppo lunga per il croato, rimessa dal fondo per il Toro. Padelli. Errore prima, chiesto scusa ai suoi compagni. Rinvio lungo dell'estremo difensore del Torino. Bonucci, non ci arriva, forse un fallo di Maxi Lopez. L'arbitro fa giocare Evra. Hernanes. Largo, Barzagli. Ottimo aggancio. Sale il numero 15, ancora Barzagli, vuole qualche compagno accanto, allora lungo a cercare Mandzukic, la palla che scorre, Dybala, Mandzukic con l'esterno, Dybala la deve tenere in campo, ce la fa, Moretti scala su di lui, Dybala palla sul mancino, il cross in mezzo verso Mandzukic, di testa Vives, Bruno Perez, ripartenza del Torino, Bruno Perez per Maxi Lopez, dietro ancora per Bruno Perez, occhio perché dall'altra parte sale Acqua insieme a Zappacosta, Acqua, a di fronte Evra, Acqua. Il pallone dentro, attenzione dall'altra parte, Benassi troppo lungo, deve inseguirlo. I giocatori della Juventus tornano dietro, Quagliarella, palla sul destro, Quagliarella morbido in mezzo, Bonucci di testa. Pogba insieme ad Acqua, la mette giù, Pogba raso terra per Dybala che scappa via. Sulla destra con l'esterno per Pogba, Glick in chiusura, Quagliarella, posizione regolare. Quagliarella, indietreggia Padoin, Quagliarella vuole la conclusione con il destro, no, la allarga dall'altra parte per Zappacosta. Zappacosta, il cross in mezzo, Maxi Lopez, colpo di testa, forse fallo di mano, Buffon la fa sua. Bisogna cercare di partire davanti, bisogna cercare di andare a vincere questa partita. Bonucci, Hernanes, tra poco dentro Alexandro nella Juventus. Essere un cambio per mettere cross dentro per Mario Mandzukic. Dybala con l'esterno, Marchisio. Padoin. Barzagli. Bonucci. Largo, Padoin. Si propone, Bruno Perez si stacca. Con l'esterno, nel corridoio per Dybala. Dybala prende il tempo a Benassi. Dybala ancora, rimane in piedi nonostante la pressione. Dybala, il conclusione. Deve essere un cross. Venuto fuori un tiro in porta di Paolo Dybala tra le mani di Padelli. La prossima interruzione dentro per il Toro Belotti, dentro per la Juventus Alexandro. Padelli. La innalza campanile. Pallone che rimbalza, Maxi Lopez, Barzagli su di lui. Barzagli non riesce a tenerla, Benassi dietro, Vives. Vives la porta su, largo per Bruno Perez. C'è di fronte Padoin, Bruno Perez lo va a puntare, Padoin scivola, direttore di gara Rocchi. Pallone che termina fuori. Doppio cambio, come accennato prima. Nel Torino, dentro Belotti. Fuori Maxi Lopez. Nella Juventus, dentro Alexandro, fuori Dybala.
La Juventus sostituisce il numero 21 di Bala con il numero 12 Alessandro. Questi due cambi per i quali ha optato Massimiliano Allegri e Giampiero Ventura. Ha fatto segno Rocchi, faccio recuperare tutto questo tempo. Maxi Lopez se la prende con calma, mossa d'esperienza del numero 11 argentino. Dentro allora Andrea Belotti. Messa laterale per il Granata allora. Bruno Perez, ma lui con le mani, 3 minuti al 90esimo più recupero. Bruno Perez, rimessa molto lunga la sua, Quagliarella, viene chiuso da Bonucci, Quagliarella la gioca indietro, Mandzukic, l'ultimo a toccare, e lui, rimessa laterale ancora per il Toro, dalla stessa posizione di prima, Bruno Perez, rimessa verso l'esterno, Quagliarella, l'aggancio, Quagliarella prestato da Bonucci, Quagliarella la gira, male, la Juve riparte, Pogba, Pogba, il dribbling del francese, scappa via Paul Pogba, la porta in avanti sulla destra, la gioca per Cuadrado, non si capiscono i due compagni di squadra. Ancora rimessa laterale per il Torino con Bruno Perez. Moretti dietro, Padelli la fa girare, Bovo, Alessandro è freschissimo, lo va subito ad attaccare, Zappa Costa per Bovo, in avanti con il destro, colpo di testa di Evra, nel cuore del centrocampo, Hernanes, Evra. Evra la porta su, largo per Alessandro, dietro per Bonucci, Barzagli, Juve ci prova con le ultime forze, Cuadrado, colpo di tacco, Padoin, Padoin dietro, Barzagli, qualche rischio, Hernanes, Bonucci, Hernanes, Evra, Alessandro, Hernanes, però non è fatto girare su Barzagli, Barzagli per Cuadrado, Cuadrado ci prova, Cuadrado il fallo su di lui e calcio di punizione per la Juventus, buttato fuori il pallone lontano, cartellino giallo per Bruno Perez. Quinto monito della sfida per il Torino. Calcio di punizione per la Juventus. Hernanes andrà a crossare all'interno dell'area di rigore. Padelli vuole due uomini in barriera. Si tratta di Benassi e Belotti. Distanza di sicurezza voluta da Rocchi. Bisogna sperare nell'acrobazia all'interno dell'area di rigore, in un colpo di testa vincente, in qualcosa che succeda. Là davanti la porta di Padelli, Hernanes, fischia l'arbitro, Hernanes, il cross, pallone dentro, colpo di testa, traversa, attenzione, Marchisio il tiro, Padelli con i piedi, non è finita, Moretti fuori, Cuadrado colpisce in pieno, traversa e parata di Padelli, Juventus vicinissima al 2-1, Bonucci la porta in avanti, Bonucci ancora, Bonucci, Cuadrado, il fallo di Cuadrado su Moretti e calcio di punizione per il Torino. Incredibile la sfortuna bianconera, 4 minuti di recupero intanto, si giocherà fino al 94esimo. La traversa piena e la parata di Padelli, traversa di Bonucci, vicinissima al gol del 2-1. Padelli andrà a calciare, lungo in avanti il pallone, è stato molto bravo questa parata con i piedi, il numero 1 del Torino, che poi è andato ad esultare come se avesse fatto gol. 91esimo che sta per scoccare. Padelli a rinvio lungo, palla campanile, Hernanes di testa, Bonucci, Pogba dietro, Barzagli, Padoin, Hernanes, Padoin, vuole qualche compagno accanto, l'apertura, Bonucci, ancora 3 giri d'orologio, Evra, Evra ancora, si appoggia su Alessandro, Bonucci, Barzagli, Barzagli per Padoin, Padoin verso Marchisio, tira lontano l'avversario, Marchisio ancora,
Marchisio dietro Vives, la gira dall'altra parte per Bonucci, azione manovrata della Juventus. Bonucci, pallone dentro verso Mandzukic, Mandzukic per Marchisio, attenzione, Pogba! Patelli, provato il destro, troppo debole tra le mani dell'estremo difensore del Torino, che rimane ancora giù, perdita di tempo. Fatto un po' di scaramucce tra Mandzukic e Glick. Patelli la tiene ancora, deve andarla a calciare lunghi davanti. Secondo minuto di recupero, se n'è andato. Ancora 120 secondi. Quadrado va a dare fastidio a Padelli. Il rinvio lungo. Colpo di testa di Hernanes. Alexandro si butta sul pallone. Di testa Bovo verso l'esterno. Rimessa laterale per la Juventus, che chiude in attacco. Evra con le mani. Alexandro. Evra. Alexandro. Dietro Barzagli. Si allarga per Quadrado. Quadrado dentro, attenzione verso Mandzukic, anticipato da Glick, un duello tutto aereo. Bovo la spara su Hernanes con il tacco, attenzione Barzagli dietro in anticipo su Belotti. Buffon deve calciare lungo in avanti il pallone, invece preferisce toccarlo vicino per Bonucci. Bonucci sulla sinistra per Evra. Evra raso terra, Pogba di tacco, gran pallone, Hernanes va verso la porta, Hernanes il fallo, calcio di punizione. No, Pogba, largo, Alexandro, pallone dentro, attenzione Quadrado, e la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, con Quadrado, è dentro il numero 94, Juventus 2, Torino 1, Quadrado, Quadrado, come l'anno scorso, come con Di Pirlo, Quadrado, Quadrado, 2-1, 2-1, la prima rete del colombiano, come l'anno scorso, Juventus 2, Torino 1, il miglior modo possibile e immaginabile di vincere il derby. Andrea Pirlo nel 2014, 2015, Juan Cuadrado, stagione 2015, 2016, Juventus 2, Torino 1, nel posto giusto, al momento giusto, Juan Cuadrado, 2-1 Juve, 2-1 per la Juventus, una meraviglia vincere il derby dell'amore così, 2-1 per la Juventus. I derby si ricordano per le sofferenze, i derby si ricordano per le vittorie nei minuti di recupero. Avremo un elenco lunghissimo, ma questo è importante per il nostro morale, per il nostro periodo. 2-1 Juve. Vives dietro per Glick. Glick andrà al lancio lungo. Lancio lungo di Glick nella zona di Belotti, colpo di testa di Bonucci, Hernanes fa cantare pallone in avanti, Mandzukic deve far salire la squadra, Mandzukic prende tempo Glick e va verso la porta croato, Mandzukic alza la testa, Mandzukic pallone dentro, attenzione per Alexandro, troppo lungo ed è finita, Juventus batte Torino 2-1, una rete al 94esimo minuto di Quadrado appostato sul secondo palo, la rete del 2-1 dopo il vantaggio di Pogba al 19esimo minuto del primo tempo, il pareggio di Bovo al 7° della ripresa, la prima rete del colombiano nel momento più importante della nostra stagione, il 2-1 determinante, la Juve vince ancora in casa per la seconda volta consecutiva il derby della Mole nei minuti di recupero, l'anno scorso con Andrea Pirlo, quest'anno con Juan Cuadrado, il miglior modo possibile e immaginabile di vincere un derby, è troppo, troppo, troppo bello così. Da Enrico Zambruno è tutto, grazie cari amici bianconeri per l'attenzione e buona continuazione con i nostri programmi.